Questa amministrazione si è trovata ad affrontare all'indomani del proprio insediamento la complessa vicenda relativa alla gestione di Roma Multiservizi SpA e segnatamente al mantenimento dei relativi equilibri occupazionali. Vicenda, è bene sottolineare, è divenuta complessa in conseguenza della mancanza, almeno nell'ultimo decennio, di una chiara strategia operativa volta a definire il piano industriale. Nel 1994 il Comune di Roma costituiva la società strumentale Roma Multiservizi SPA, totalmente partecipata dall'amministrazione capitolina sino al 2000, anno di conclusione della procedura di gara finalizzata alla cessione della partecipazione non pubblica. Nel 2010, con deliberazione numero 20, l'Assemblea capitolina trasferisce le quote detenute direttamente da Roma Capitale, 15%, alla società AMA SPA, già detentrice del 36% del capitale medesimo. Oggi Roma Multiservizi SPA è una società di secondo livello, partecipata al 51% da AMA SPA e per il restante 49% di proprietà della Manutencoop Facility Management SPA. Roma Multiservizi ha nel tempo svolto, tra gli altri, i servizi in global service necessari al funzionamento dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Roma, capitale, oltre 500 plessi distribuiti nell'intero territorio cittadino. Tale erogazione è stata assicurata in forza di contratto di servizio in house, mediante affidamento diretto, sino all'anno 2008. E successivamente all'esito di una procedura di evidenza pubblica con contratto di appalto prorogato a tutt'oggi. Va infatti ricordato che Roma Multiservizi agisce oggi alla stregua di qualunque altro operatore sul mercato e di conseguenti eventuali affidamenti devono conseguire a procedure aperte e concorrenziali nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti. È di tutta evidenza come, in assenza di pianificazione, i diversi asset societari hanno subito pesanti diseconomie, in primo luogo derivanti dalla mancanza di quegli orizzonti di sviluppo indispensabili a costruire i livelli di efficacia e concorrenzialità utili alla presenza nei mercati di riferimento. Intuibili le preoccupazioni relative al mantenimento dei livelli occupazionali. L'amministrazione si è posta pertanto da subito due obiettivi fondamentali. Garantire la salvaguardia degli oltre 4.000 dipendenti di Roma Multiservizi che, nel tempo, hanno sviluppato specifiche capacità professionali nei diversi settori oggetto di intervento, con particolare riferimento a quegli ambiti nei quali, come nel mondo della scuola, la progressiva customizzazione del servizio e la sinergia creata con gli educatori e gli insegnanti e con le famiglie hanno costituito punto di forza per l'amministrazione capitolina. Assicurare il mantenimento dei livelli di qualità dei servizi resi alla cittadinanza romana. Subito dopo l'entrata in vigore lo scorso 23 settembre del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, Decreto legge 175 del 2016, meglio conosciuta come legge Madia, l'amministrazione ha conseguentemente avviato l'attività volta a verificare quale potesse essere il più efficace percorso da seguire per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un contesto normativo di riferimento sostanzialmente orientato ad imporre la dismissione di attività reperibili nel mercato e da vietare la costituzione di società destinate a svolgere tali servizi laddove non potesse essere puntualmente dimostrata l'economicità degli stessi in termini di concorrenzialità. Ribadiamo l'impegno che questa amministrazione dà e darà sempre ai lavoratori e quindi alla difesa dei valori del lavoro molto profondi in noi, ma operando, come nel nostro caso, con partecipate pubbliche ci dobbiamo attenere al rispetto di leggi e norme governative, leggi che potrebbero dettare o limitare le interpretazioni e soluzioni sopradette e che quindi anche noi dovremo rispettare. Premetto intanto che io sono da 2 mesi
incaricato di riorganizzare le partecipate, tra cui c'è anche Multiservizi. La prossima settimana faremo una conferenza stampa, non è la prima e non sarà sicuramente l'ultima, dove vi porteremo dei dati ben precisi sulle partecipate e sullo stato grave, gravissimo di alcune di esse. Se pensiamo solo a ATAC, che ha metà dei mezzi praticamente che sono pressoché, diciamo, fermi, perché sono una media di 12 anni di vita. Chi non ha fatto negli anni passati il ripristino dei mezzi credo abbia delle gravi responsabilità, quindi troppo facile oggi scagliarsi su un'amministrazione che ha appena cominciato ad esaminare e a cercare di porre rimedio a quello che è lo stato del passato. Ricordo anche che la deliberazione della Giunta Capitolina 194 del 3 luglio 2014, relativa all'approvazione del piano di rientro per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio di Roma Capitale, prevedeva la Roma Multiservizi che dovesse essere dismessa totalmente, coerentemente con le modalità di legge. Si puntualizza che il citato piano di rientro, approvato da Roma Capitale in attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 16 del 6 marzo 2014, numero 16, è stato oggetto di approvazione da parte del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2014. Tenuto conto quindi dell'evidente impatto sociale, politico ed economico che un'eventuale dismissione della società Multiservizi SpA potrebbe determinare, la scrivente amministrazione sta attualmente valutando ogni possibile misura alternativa alla dismissione, quindi volta alla tutela delle esigenze della collettività, della salvaguardia occupazionale e dell'efficienza amministrativa. In merito all'internalizzazione della Multiservizi, purtroppo ricordo che è intervenuta una legge, la legge così chiamata legge Madia, che è quella di garantire il mercato e la concorrenza a 360 gradi. Un eventuale affidamento alla partecipata di servizi reperibili sul mercato impone una motivazione analitica che deve definire i criteri di efficacia, di efficienza. La legge impone efficienza e economicità che connotano la scelta adottata, confrontando la spendita di denaro in una in-house con tutte le soluzioni alternative possibili, con particolare riferimento agli aspetti della convenienza economica e a quelli qualitativi. Quindi la legge Madia sulle partecipate è una legge dello Stato tuttora vigente e tutti gli effetti anche su di esso pende la spada di Damocle di un annunciato ulteriore ricorso da parte della Regione Veneto e l'attuale congiuntura politica negativa determinata dalle dimissioni rassegnate l'altro ieri dal Presidente del Consiglio. Quindi noi stiamo cercando di fare il possibile e l'impossibile per salvaguardare i posti di lavoro. Credo che se lo comprendete, se ci lasciate il tempo di trovare la strada per realizzare questo, quello che ha promesso l'assessore Muraro probabilmente non era uscita ancora il dettame della legge. Poi rileggendola abbiamo confrontato fior di avvocature per trovare una via di uscita. Ciò premesso, si evidenzia che il bando per l'affidamento dei servizi in global servizi necessari al funzionamento delle strutture educative e scolastiche di pertinenza di Roma Capitale, approvato dal competente Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, a seguito del ricorso da parte di piccole e medie imprese, è stato sospeso con una ordinanza del TAR 7140-3026. E quindi abbiamo... Questa decisione verrà assunta il prossimo 11 gennaio. Quindi se non prendiamo decisioni affrettate che potrebbero inficiare l'occupazione, lo facciamo per salvaguardare proprio la vostra occupazione. Logicamente, se dovremmo arrivare ad un appalto probabilmente modificato rispetto all'appalto che era stato presentato, inseriremo tutte le possibili e inimmaginabili clausole di salvaguardia sociale, quindi previste o ammesse dalle leggi per la salvaguardia quindi dei lavoratori,
e di qualità dei servizi, come suggerito giustamente dall'onorevole Fassina. Saranno due punti importantissimi che inseriremo nell'eventuale bando che andremo ad emettere dopo l'11 di gennaio. Quindi vorrei concludere dicendovi, come ho sentito molti consiglieri, che stiamo lavorando intensamente, ci sono volute purtroppo settimane, per non dire qualche mese, perché le norme sono fatte così, per creare un gruppo di lavoro, per creare uno staff in house all'assessorato. Stiamo potenziando il Dipartimento delle Partecipate, c'è un grandissimo lavoro da fare e stiamo lavorando. Quindi non vogliamo esimerci dal rispondervi, tutt'altro, vogliamo fare le cose fatte bene, cercando di rilanciare quelle che sono le partecipate, quindi le aziende di Roma Capitale e anche i servizi di Roma Capitale, nelle purtroppo ristrettezze del bilancio, nel senso che il bilancio ci impone la legge, quest'anno sarà un 8% circa inferiore all'anno precedente. Non possiamo fare sbilanci, cioè uscire da quelle che sono le risorse disponibili, quindi stiamo lavorando non solo per non licenziare nessuno, ma stiamo anche lavorando per incrementare le entrate, che non siano entrate di tassazione, ma bensì entrate di valorizzazione di tutta una serie di asset, di risorse che il Comune di Roma ha. Ci dovete lasciare lavorare, perché queste sedute comportano per noi una giornata intera per preparare le relazioni, per rispondere in assemblea, cosa che è dovuta e che siamo qui a fare. Però abbiamo, credo anche per il vostro interesse, più necessità di lavorare sulle cose e sulle partecipate,